Oggi 8 aprile 2016 a Formello sbarca l'iniziativa Cinema nelle biblioteche promossa dall'ANAC in collaborazione con la Regione Lazio. La scelta dei film è veramente una scelta molto interessante e oggi iniziamo con La Bella Gente, che è un film veramente di grande impatto, molto interessante, che solleva problemi abbastanza spinosi nella nostra società. È un film che mi ha fatto male, ho lasciato una piccola cicatrice dentro. Ci ha Per cui ci ha segnato. segnato abbastanza, ma comunque c'era molto da dire. Ottima iniziativa, Ottima perché poi iniziativa, si con potrebbe il fare anche confronto, in altri posti, non sì, so. con il confronto addirittura con il regista, insomma, non è da tutti i Non è giorni. da tutti i giorni. Il dibattito, anche se è una parola obsoleta, vecchia, però il famoso dibattito, però invece più che il dibattito è proprio questo incontro, questo scambio di idee col pubblico, quindi sfondare questa parete che c'è tra l'autore e il pubblico per me è una cosa fondamentale, più che altro per creare la comunicabilità. Non c'è più comunicabilità, non comunichiamo più, c'è la passività dello spettatore e l'autore dall'altra parte come se stesse su un grosso piedistallo. Ho rincorso questo film per 2 anni, prima di vederlo, e sono felicissima di averlo visto stasera. Voglio fargli i complimenti, perché è un film veramente straordinario, che scava diciamo, nella melma di un presente che cerchiamo come dire, di fuggire, e in realtà c'è. Ben venga il cinema che dopo il suo percorso classico, l'iter, poi possa in qualche modo raggiungere appunto in questo caso le biblioteche e trascinare a volte anche a forza le persone e portarle in un luogo. E non uscire dalla sala del film da soli, oppure con i parenti, con un parente, con la moglie, con la figlia, ma con tante altre care persone che dicono quello che hanno sentito. Benvenuti a Cinema nelle biblioteche.